Sono 25.508 gli elettori elbani chiamati ad esprimersi per il referendum popolare indetto per domenica e lunedì prossimi. Andando nel dettaglio, sono 9.571 gli elettori a Portoferraio, 3.679 a Campo nell'Elba, 1.635 a Marciana Marina, 2.237 a Marciana, 1.931 a Rio Marina, 991 a Rio nell'Elba, 2.702 a Capoliveri, 2.767 a Porto Azzurro. Si potrà votare dalle 8 alle 22 di domenica 12 giugno e dalle 7 alle 15 di lunedì. Sono 4 i referendum e gli elbani, come il resto d'Italia, potranno dire la loro sul nucleare, acqua e legittimo impedimento. Proprio i primi due quesiti riguardano la gestione dell'acqua. Il primo, sulla scheda rossa, prevede l'abrogazione delle norme che consentono l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a gestori privati, mentre il secondo, con scheda gialla, propone la cancellazione di norme che stabiliscono la determinazione della tariffa che prevede la remunerazione del capitale investito dal gestore. Il terzo referendum è quello sul nucleare con scheda grigia. Votando sì, si chiede l'abrogazione della norma che consente la produzione di energia nucleare in Italia. Votando no, resta la legge che invece la prevede. Ed infine il referendum sul legittimo impedimento su scheda verde, sull'abrogazione della legge che consente il legittimo impedimento al Presidente del Consiglio e ai Ministri di non comparire in udienza penale. Come si sa, è indispensabile il quorum della metà degli elettori più uno perché il referendum sia valido. Il contributo che potrebbe giungere dall'Elba per raggiungere questo quorum è di 12.755 votanti. Le scuole sede di seggio hanno chiuso con 2 giorni di anticipo l'anno e nei comuni la macchina organizzativa è già partita. Pochissime le manifestazioni organizzate localmente per questi referendum, a muoversi alcuni gruppi giovanili che hanno fatto sentire la loro voce. Frisbee, la bici elettrica che va anche in salita.